Mimmo Sabatelli, non ti andremo a presentare questa volta come coach, bensì come responsabile appunti video per quanto riguarda la nazionale italiana Under 15. È partita questa nuova avventura ormai da circa un anno, probabilmente. Come sta andando? Sì, sicuramente un'esperienza bellissima. Io credo che indossare la maglia della nazionale è una cosa, un'emozione indescrivibile. Io ne ho vissute tante di emozioni, ma ti posso garantire che avere la maglia della nazionale addosso è qualcosa di indescrivibile e per questo devo ringraziare sicuramente Andrea Capobianco che tra virgolette mi ha dato questa grande possibilità e quindi è quasi un anno che collaboro, ho questo ruolo, sicuramente un ruolo che mi dà molte responsabilità perché poi è normale che c'è molta più responsabilità in certe situazioni, però ti ripeto, un'esperienza bellissima e spero possa durare il più a lungo possibile. Come hai detto tu, per l'appunto la nazionale Under 15 parla molisano con per l'appunto anche Andrea Capobianco alla guida proprio della squadra, che è riuscita anche tra l'altro ad ottenere grandi risultati. Sì, sicuramente è innegabile che il lavoro che sta facendo Andrea insieme ad Antonio Bocchino con le nazionali giovanili sta avendo risultati veramente importanti. E sicuramente nell'Under 15 abbiamo, che è quella che ho seguito un po' di più, ci sono degli ottimi valori. E la cosa che ci deve rendere anche orgogliosi è che in queste raduni c'è stata la possibilità anche di vedere qualche ragazzo molisano che fa capire che probabilmente anche nel Molise stiamo lavorando bene e che i frutti piano piano stanno uscendo fuori. Stai parlando quindi di Sergio Dagnello, che è cresciuto tra l'altro nel settore mini basket della cestistica Campobasso. Lui quest'anno ha avuto questa esperienza importante di svolgere qualche raduno con la nazionale Under 15, un momento di crescita per lui, però anche per il resto comunque della squadra, perché riportare un'esperienza in azzurro fa crescere anche gli altri. Sì, sicuramente a livello personale, a livello di società, sicuramente Sergio è stato il nostro fiore all'occhiello nell'Under 15 e siamo stati contentissimi di poterlo vedere allenare con i ragazzi, tra virgolette, migliori d'Italia. Quindi significa che sia per lui che per i ragazzi che lavorano con lui è un percorso importante e lui adesso ha la responsabilità di essere da esempio al resto dei ragazzi. Quindi sicuramente ha un ruolo adesso più diverso rispetto a prima e deve essere d'esempio e quindi tra virgolette deve lavorare duro. Però oltre a lui devo dire che l'ultima volta abbiamo avuto la possibilità di vedere il 2001, cioè i ragazzi del Trofeo delle Regioni e altri ragazzi del Molise come Pesce e come Oriente di Termoli sicuramente hanno ben figurato. Quindi diciamo che proprio a livello generale credo che la regione stia crescendo tanto. Una regione che cresce tanto sotto il punto di vista tecnico con la tua convocazione, Andrea Capobianco, il punto di vista arbitrale con le conferme anche di Sabette Weidman, ma anche i giovani come Gian Giacomo De Vincenzo, che gioca a Trapani e ha portato a casa anche i primi punti stagionali per lui in Serie A. Sì, sicuramente, queste sono, ripeto, sicuramente le nostre eccellenze sono Andrea, sono Enrico, Luca Weidman che comunque stanno nel massimo nell'elite della pallacanestro. Poi è normale che ci sono stati altri, anche in passato, altri ragazzi che hanno avuto la possibilità di emergere fuori dal Molise. Ripeto, adesso abbiamo cominciato ad avere qualche giocatore giovane, sicuramente credo che la pallacanestro a livello regionale sia migliorata tanto, questo è merito di tutti, è merito della federazione, è merito del nostro responsabile che è Andrea, è il merito di tutti gli istruttori, di tutti gli allenatori che stanno lavorando tanto in palestra e alla fine il lavoro sta ripagando quelli che sono i sacrifici di tutti quanti gli addetti ai lavori.